tenace e attestabile di questo progetto, dobbiamo molto a lei stessa si è realizzato. Claudio, credo che Santo abbia apprezzato molto il suo movimento positivo, la sua comicità, conoscendolo questa barriera si sblocca solo dopo una frequentazione piuttosto assidua. Io credo che molti di voi si siano chiesti come mai un artista italiano nato in Calabria, che poi alla tenera età di 6 anni si è trasferito in Piemonte, naturalizzato in Piemontese, che ha vissuto e lavorato sempre in Italia, abbiamo scelto un titolo Happy Face in inglese. Qualcuno aveva anche pensato a un pezzo linguistico esterofico, non è così. Il titolo è una fusione alla sorpresa, e infatti, come ha detto Claudio Strainati, Santo in maniera, appunto io un po' troppo, considera questo movimento l'ultimo grande episodio eroico della storia dell'arte, tralasciando Pop-Art e tutto quello che è arrivato dopo. E in realtà noi abbiamo inserito questa termine, perché, come ha detto sempre Claudio Strainati, una delle caratteristiche spiccate di Santo come noi è quello di raggruppare la sua pittura con cibo. Questi cibi sembrano essere così, sia dal punto di vista stilistico, espressivo, sia dal punto di vista, come dire, narrativo, disputi tra loro. Ma ancora una volta non è così, questa differenziazione che troveremo. Questi vari episodi narrativi che abbiamo chiamato CPS di Santo Comune è dovuta a una sua ricerca continua, incessante, della sperimentazione delle tecniche retoriche. Dirò di più che forse anche questi cibi sembrano disgiunti narrativamente tra loro, in realtà hanno un argomento forte, profondamente radicato nelle priorità di Santo, che gli fa veramente un romanzo, forse conoscete Italo Calvino, Sono notte d'inverno, un viaggiatore, dove lo scrittore ci divide tante storie, tanti capitoli, con tanti titoli, e alla fine di storia, sul momento, più bello ci lascia in sospeso, non ci dà una soluzione, non ci dà una conclusione. Nell'ultimo capitolo, mettendo insieme i titoli dei vari capitoli, viene fuori un altro capitolo che ci svela il mistero, e così Santo Tommaso ci porterà questi quadri misteriosi attraverso la sua preoccupazione maggiore, che è quella di narrare il conflitto dell'uomo con se stesso, con la realtà, con la storia, con il mito. E questo è un tratto tipicamente esistenzialista, fatta parte delle nostre conversazioni di prima volta, mi propone il nome di Pavese, per esempio, che insomma, conterranno di Santo. Io voglio ringraziare Santo perché in genere io preferisco quando lavoro su mostre di arte contemporanea le mostre di gruppo, perché il curatore ha un'idea e utilizza, se volete, seleziona gli artisti e le opere in funzione della propria tesi. Nelle mostre monografiche in genere il curatore è un po' più al servizio, tra virgolette, dell'artista, però è una cosa negativa, cioè l'interazione, il cambio, si cresce entrambi, e devo dire che la cosa che ha trasmesso a noi, almeno quella che io ho percepito e che mi ha interessato, è stato il tuo grande sentimento della pittura. E in un momento di crisi dell'arte contemporanea, questa nozione che ormai durerà da 30 anni, perché l'arte non si modifica più per fenomeni intrinseci ma esterni, il mercato per esempio, e questo è un grande evento. Grazie Santo, spero che questo nostro percorso non si concluda qui, e vorrei anche ringraziare Maurizio Anastasi, che ha così si è preoccupato di realizzare questo allestimento minimalista, molto efficace, che ci racconta alla perfezione, senza troppi fronti, l'arte di Santo Comune. Grazie di essere qui.